La navigazione è difficile. Ci sono scogli e isolotti da evitare, ma soprattutto ci sono correnti forti e imprevedibili che, nonostante il mare calmo, arricciano la superficie con gorghi e mulinelli. Sono state queste correnti che nel corso dei secoli hanno isolato l'arcipelago dal resto del mondo. Hanno tenuto lontane le barche, impedendo agli uomini di arrivare e di introdurre nuove specie animali. In questo modo la fauna dell'arcipelago non è stata disturbata. Il drago di Komodo, che nel resto del mondo si è estinto, su queste terre non ha avuto nemici e rivali e ha potuto sopravvivere tranquillamente fino ai giorni nostri.